Ciao e benvenuti in un nuovo video sui calendari dell'avvento. Allora, oggi apriamo il calendario dell'avvento di Look Fantastic, ma devo fare una piccolissima premessa. Non vi dico il pippone solito di non faccio i calendari dell'anno scorso perché sono tutti uguali, bla 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 bla, ma le luci vanno bene. Penso di sì. Bla 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 bla, quello lì lo sapete ormai che i calendari qui sotto c'è il link per andare a vedere i calendari dell'anno scorso perché sono sempre uguali tranne uno o due prodotti. Ok, la premessa che volevo fare sul calendario di Look Fantastic era proprio su tutto il marchio Look Fantastic perché non ci ho mai collaborato in passato perché non mi piaceva la politica, aveva un modo di lavorare che non mi piaceva perché nel caso che voi acquistavate come un normalissimo shop online, dovevate fare un reso, dovevate fare il reso in Inghilterra, che costava tantissimo e l'spedizione era a carico vostro, anche se c'erano dei problemi, ad esempio si era danneggiato il pacco, era sbagliato il prodotto, era sempre a carico vostro. Questa cosa non mi piaceva. In Inghilterra costa tantissimo, anche perché è fuori dall'Unione Europea, mentre loro ed spediscono dall'Europa, hanno dei vari magazzini distinti in Europa, quindi perché non posso spedirlo ad esempio in un vostro magazzino? Era una cosa che non mi piaceva tanto, ma ok, sto registrando, scusate, ma adesso miracolo, si vede che hanno capito questa cosa ed è già da un po' di tempo me ne ero accorta. Hanno cambiato le politiche. Finalmente c'è un servizio clienti decente e che sa rispondere a tutto. C'è anche una chat dedicata. E quindi ho pensato che il canale di Look Fantastic potesse essere più incentivante, più valido, più le non c'è la dogana perché spediscono dall'Europa, hanno un servizio clienti è più attento, c'è una spedizione più attenta, proprio tutto il rapporto con il cliente è più attento. Quindi dico ok, adesso si può anche fare. Parliamo del calendario dell'avvento di Look Fantastic, che sarebbe anche ora. Dunque, intanto è fatto così. Scusate, ma lo sto appoggiando perché è enorme. Voilà, molto bello tutto nei toni del viola e ha 25 caselline. Eccolo qua. Ok, fate tutte, ve le faccio vedere un attimo, a cassetto, quindi si può anche ad esempio riciclare per un futuro, per un regalino. Ok, e fino a qua ci siamo. Prezzo. Il prezzo è di 95 euro, ma se siete iscritte ad un abbonamento di una box, c'è lo sconto di 15 euro. Quindi la box può essere quella da 3, 6 o 12 mesi. Quindi avete uno sconto di 15 euro. Valutate voi. Dicono che ha un prezzo, un valore alto. Io non me lo sono voluto spoilerare. Ed adesso andiamo ad aprirlo insieme. Lo appoggio qui un attimino. Era leggermente. Non è che mi rovina le luci, aspettate. Ok, devo già mettere. No, 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 ok. Perfetto, posso fare anche da sola. Ed è prima di iniziare, sapete come sempre che ho attaccato le telecamere perché devo capire cosa succede all'esterno di questa casa mentre registro. Santa pazienza. E qui adesso c'è il minutaggio se volete andare dove parlo del calendario senza spoilerarvi niente. Quindi se l'avete comprato ed lo volete aprire a dicembre, oppure se lo volete comprare ma non volete sapere cosa sono i prodotti, minutaggio qui, andateci subito, ed ve ne parlo senza dirvi niente dei prodotti. Ora, se non volete sapere lo spoiler, andate via perché lo apriamo. Allora, non ce la farò mai con questo calendario. Dunque, casellina numero 1 è molto carina perché è fatta a cassetto. Ecco qui. Allora, c'è la casellina che è enorme, bella la velina. Ok, vediamo cosa contiene. Kate Somerville Good Milk detergente idratante. Allora, penso che siano tutti full.
Cosa sto dicendo oggi? Ma si capisce che il tempo è brutto. Tutti mini sites, ma ed è mini sites, quindi travel sites, non omaggi. Marchi probabilmente che ne conosco pochi, perché buona parte sono inglesi, e infatti questo è francese. Comunque questo è un detergente idratante. Cleanser, esatto. Cosa positiva che devo dire subito? Sigillato e quindi già ci piace. Andiamo avanti. Cosa facciamo? Le rimettiamo dentro le caselline? Magari potevo non estrarla del tutto. Portate pazienza, ma questo è tutto un crescendo. Allora, una volta che la estraete, non entra più per via del peso delle caselle sopra. Quindi aspettate. Ce l'abbiamo fatta. Andiamo un pochino più veloci, gentilmente. Aspettate perché qui mi fa un riflesso assurdo. Eccola qui, la numero 2. Ok. Wow Dream Coat Supernatural Spray. È un 50 ml texture trasformante. Mo' ve lo faccio vedere, questo qui, 50 ml, è anche una buona taglia, se però mi dice che cos'è. Usare ogni 3 o 4 shampoo. È un dryer heat required to activate. Quindi è un prodotto che va usato dopo lo shampoo, prima della piega. Ok, sì, sto leggendo. Prima della piega, adesso lo proviamo, si attiva con l'aria calda, quindi dopo lo shampoo, ma prima della piega. Che buon profumo! Ma proprio spruzzato tipo un trattamento. Ma che trattamento è? No, perché è questo che voglio sapere io. Amazing Humidity Proofing Power, quindi è per proteggere dall'umidità e quindi un anticrespo. Ok, per capire di che cosa parliamo. 2, andiamo alla 3. Ok, sono tutte. Salve, il La Masca. Ida Setting Spray, perfetto, da 30 ml, quindi un setting spray che io li amo, del La Masca. Idratante, il profumo ci interessa. Alcolico, però il La Masca, andiamo alla 4. Super casella con un piccolo prodotto, Caudalie. Vinosource Hydra, ok, crema SOS idratazione intensa, questo è un 15 ml, crema classica della Caudalie, perché non uso tutto, comunque ci sta, un po' piccolina la taglia, però ci sta, 4-5, me è molto carina per metterci ad esempio i gioielli dopo, o altre cosine, mi sembra carino. Aveda, ci piace, è un 25 ml Botanical Repair, questo lo conosco, ed è un trattamento senza risciacquo ed è riparatore per i capelli, applicato soprattutto sulle lunghezze o sulle punte, questo è molto valido. Ecco, uno dei pochi prodotti che conosco e che vi dico vale, anche perché basta davvero poco prodotto. 6. Eccola. Deliglia Lip Line. Questo è un 0,31 grammi, mi sembra abbastanza full size. Va, il colore è Buff 304, quindi una matita per le labbra. Bella, Deliglia, ti faccio vedere questo marchio. Molto morbida, bella scrivente, ci piace. E poi oltretutto è un
È un colore che si adatta a tutto perché è un nude, ci sta. Andiamo alla 7. Questo è Refining Facial Polisher della Omorovieza. Ah, gommage per il viso, quantità è un 30 ml, prodotto in Ungheria. Infatti, Omorozovicza Budapest, un gommage per il viso, ci sta. Chiuso anche questo, ci sta, perché il 30 ml è un travel size. Mi piace per adesso. 8. 8. Allora, questa, grazie, Elasting Styler Multitouched per tutti i tipi di capelli di Philip Kingsley, 5 in 1 trattamento da 40 ml. Ok, applicare sulle capelli. Con l'uso di una salvietta applicare una grossa noce di prodotto e lavorare dalle lunghezze alle punte ed è senza risciacqua. Coffer come ok, ed è mettere come di solito, ma che cosa fa? Buono il profumo. Trattamento 5 in 1, riparatore multitasker. Per tutti i tipi di capelli. Che dite? Lo proviamo. Anche perché sono nel periodo che porto per i capelli, li voglio provare tutti. E andiamo alla 9. Per adesso devo dire che non mi ha deluso affatto, anche se il prezzo è alto. State a vedere che proprio in questa casellina mi delude, perché c'è qualcosa di piccolissimo che però è imballato nel pluriball, quindi niente da ridire sull'imballaggio. No che non mi delude. NARS. Piccolissimo blush, blush, ok, bella la confezione, such touch, ed vorrei aprirlo. Come si apre? Senza distruggere la confezione. Proprio piccolo perché se poi c'è anche la carta è proprio un blushettino, però è gommato, soft touch. Le apriamo, orgasm. Il blush più famoso di NARS, che però per me, oltretutto anche lo specchietto, per me è spettacolare perché si adatta a tutti, è modulabile, è un po' luminoso, ci piace ed è stratificabile, ci piace. Non è secondo me il più colorato di questo mondo, questo è un 1,2 grammi. Potrebbe anche essere un mini size. Andiamo alla 10. Questa è grande. Ciao! Rituals. One beautiful fragrance can create many beautiful memory. Questa è una candela buona, 140 grammi, della Ritual of Sakura. E questa è grande, cioè è classica. Profumo molto delicato, molto fresco, floreale. Questo ci piace proprio, è anche bella da vedere. Adesso lì ho quella candela lì. Però ne mettiamo un'altra e andiamo alla 11. Ecco, questo lo vedo proprio come un campione. Però è un 10 ml, Shiseido Ultimune. È un siero, adesso leggo meglio, però credo di conoscerlo. Un Ultimune, sì, è un siero multi-infuso, attivatore, energizzante ed è molto valido. Eccolo qua. No, no, è una piccola taglia. Sì, è lui. Ed è multi-infusion concentrato. È proprio una piccola taglia. Ecco, non mi piace che abbia questo applicatore qui.
Io la uso come crema leggera invece che come siero, perché ha una texture abbastanza, non è, è pesante per essere un siero, ma è leggera per essere una crema. Proprio una mini size. Questa non mi è piaciuta più di tanto, devo dirlo. Ma andiamo al 12. Ecco, questo formato è già meglio. Questo è un 30 ml che non conosco, Persian Reed London Nidia Hero Wonder Balm Eye Primer. Ok, un primer per i capelli. 30 ml. Come si usa? Allora, non so se avete sentito il rumore di prima, ma erano degli spari e i cacciatori dietro casa a me non piacciono per niente. Si avvicinano troppo alle case, a mio avviso. È vero che ci sono i campi, ma fanno un po' troppo quello che gli pare. Si avvicinano troppo alle case, non mi piace, per me devono sparire, perché la caccia è una cosa che non capisco. Non accetto e non tollero perché non è caccia per alimentarsi o per sopravvivere, ma una cosa sportiva. Sparatevi tra di voi, non è sport. Ed è quindi sono scesa perché erano troppo vicine alle case. Ok? Se per caso vedete una dei campi che le urla come una cretina di andare via, e sono io. Allora, torniamo al nostro primer per capelli. Perché non possono stare 10 metri dalle case e invece sono proprio sotto il cortile? Perché i caprioli e le lepri si avvicinano alle case? Perché cercano riparo. Ok, e lo trovano con me. Wonder Balm Eye Primer è un primer. Scusatemi, mi arrabbiano queste cose, proprio mi arrabbiano molto. E, per non dire un'altra parola. È un primer prima dello styling che dovrebbe andare a riparare i capelli dal bello che si è sigillato, riparare i capelli dai danni dello styling, quindi da phon, piastre, arricciacapelli, e allo stesso tempo aiutare anche lo styling, soprattutto per capelli lunghi o da allungare, quindi che si cerca di far crescere perché non si rompano. Ok, torniamo a noi, andiamo alla 13. Eccola qua. Finiamo il pippone, ma è perché non chiamo le forze dell'ordine? Perché le ho già chiamate più volte, ma finché non entrano dentro la proprietà, oppure non arrecano danni, tipo mi ammazzano il gatto, o sparano dei bossoli dentro casa, ecco, allora loro non possono fare niente, quindi l'unica che faccio io. Ecco, e oltretutto questo è un prodotto che proprio non mi piace, perché è un 2,8 ml Iconic London illuminante. Adesso lo apriamo, ma questo è proprio una mini size. Mamma mia, com'è piccolino! Aspetta, ma io Iconic London lo conosco. Sì, ho provato dei prodotti make-up. Questo è make-up. E mi ricordo anche di questo. Perché mini, ma è super illuminante. Quindi 3 gocce è già troppo. Ok, che così piccolo ma vi dura tanto. Però sì, è carino, ma io avrei preferito, non so, qualcosa di più grande. È carino. Effettivamente a questo punto capisco il fatto che sia così piccolo, perché se no vi vada male e dovete ancora finirlo. Però avrei preferito qualcosa di più grande, ecco, più grande. 14. Eccola. E la 14. Ecco, torniamo già a un formato a me più congeniale.
AHC Essential Real E Cream Crema Occhi 10 ml, quindi un full size. Real E Cream, ok. Idratante intensivo, ci sta, ma io vorrei anche aprirla. È proprio. Allora, idratante sì, ma buon profumo. Non è pesante e non è. Ci può piacere, ma ci può piacere davvero. Perché l'idratante evita che si formino i segni del tempo o previene la comparsa di nuovi, perché quelli che ci sono già. Però non appiccica, non è pesante, quindi proprio qualche goccia va benissimo. E andiamo alla 15. Eccola qua. Devo accelerare un po' perché. Ma perché una casellina così grande con un cordoncino così piccolo? Ren Evernight Glow Dark Spot. Ok, è una crema ed è antimacchie da notte da 10 ml. Effettivamente sì, il Ren lo conosco, è un buon marchio, un buon prodotto, buono al fatto che sia chiusa ed è sì, ci sta, anche perché è molto costosa. Siamo alla 15, dobbiamo andare alla 16, eccola qui. Queste sono grandi e quindi ci daranno tante soddisfazioni. Non lo so, ma grande è grande. Bubble Tea ed è rhubarb o custard. Vabbè, è una bomba da bagno fatta così, bella grande e super fragolosa, 100 grammi. Questa è davvero una bella bomba da bagno. Quindi queste caselle erano le migliori, 4, 10 e 16. Adesso andiamo alla 17. Eccola qua. Oh, va bene, lo conosco. This Works, questo è lo Stress Check Mood Manager. Allora, questo è il famosissimo spray da cuscino con lavanda, oli essenziali, super rilassante, che va applicato qualche spray spruzzata sul cuscino per aiutare a rilassarsi, a riaiutare. Come si dice? Favorire il sonno. Sì, è un buon prodotto. Voglio vedere la quantità, un 10 ml. Ok, sta molto di lavanda. Se vi piace la lavanda, questo rilassa, che è una meraviglia. E dobbiamo andare alla 18. Bella grossina, vediamo cosa c'è. Christopher Robin. Scrub. Lavante purificante, uno scrub per il cuoio capelluto, 40 ml. Non amo questi prodotti, ma lo proverò sicuramente perché non so proprio di super scrubbante. È per i capelli perché con sale marino, Christopher Robin, marchio super costoso e super rinomato perché fa dei prodotti davvero molto molto validi. Quindi questo lo proverò sicuramente. Andiamo alla 19. Eccola qui. Sinceramente per ora tranne alcune caselle non mi ha deluso proprio per niente. Il prezzo lo vale. Dragon Blood Scalping Gel Rodial. Ok, ditemi cos'è, al sangue di drago. Aiuta a definire i contorni del viso e a dare volume alla pelle. Allora, questa intanto è un 15 ml, è un campione perché not for resale, quindi non destinata alla vendita. Sarà vero? Una scalping gel
Rodial per il viso, mi distende tutti i tratti del viso, mai provato e quindi felice. E andiamo alla 20, ci stiamo avvicinando alla fine. E questa l'ho aperta. Qui c'è da frugare dentro perché è piccolino. Un altro di questi piccolini EGF Serum Bio Effect. Allora, a me questo formato non piace per niente. Non dice neanche che cos'è. Applicare sul viso Bio Effect. Sembra quasi un primer. È super setificante. Però non sarà anche buono, sicuramente lo provo, ma perché questo formato? Perché io posso capirlo nell'Iconic, piccolo, ma perché ne basta una goccia. Questo 21. Una qualche casella che non ci piace, ci sta. Speriamo non una dietro l'altra. Imballato, imballato. Venturo Diego dalla Palma, beh, questo ci sta. Cajale nero, volevo vedere la quantità, 0,35 grammi, è questa, una classica matita nera, morbidissima, sfumabilissima, nerissima. Diego dalla Palma è una garanzia, ci sta, ci piace, e ok. 22. Balance Me, ok, Beauty Sleep Hyaluron Mist 99,9% di ingredienti naturali, 10 ml, è un po', per capirci, oltretutto molto simile anche come pack, è un po' molto simile al Teaswork, stessa cosa, questo lo conoscevo. Anche questo ed è infuso di oli essenziali. Questo ha più menta e rosmarino, no, menta e lavanda, cosa sto dicendo? Sempre per il cuscino, ma questo si applica anche sul corpo, volendo, perché ha anche l'acido ialuronico. Sul corpo, sul viso non ve lo consiglio anche se è vegan, ma sul corpo, sul collo, ed è questo è più per il corpo e questo è più per il cuscino. Mi raccomando, Teasworks non sul corpo, sul viso, perché ha alcol all'interno e oli essenziali che possono fotosensibilizzare. E detto questo, andiamo alla 23. Eccola qua. Avant, questa ci sta, Handbalm, quindi la crema mani da 50 ml con glicoli, capricolli, ok, quindi è bella nutriente. Avant è una garanzia, quindi ci sta, e poi è un 50 ml, cioè ci sta, mi piacciono questi formati. 24, eccola qui. Ok, Elemis e Avant, su Look Fantastic, anche nelle beauty box mensili ci sono sempre, ma Elemis è un ottimo brand. Dynamic Refactive Facial Wash, quindi un detergente viso
lisciante per la pelle anti-aging da 30 ml. Ci sta, Elemis, lo conosco abbastanza, fa dei buoni prodotti più per la cura delle pelli âgées, che comunque ci sta. Cosa volete dirmi quindi? 25, ultima casella, voglio un prodotto super natalizio o qualcosa di rosso. Grande e grande. Ok, un altro marchio che c'è sempre su The Look Fantastic, Espa Clean Green Detox Mask, una maschera detossinante per togliere tossine, 55 ml, buono il fatto che sia full size ed è anche solo questa ha un valore molto alto, nutre e bilancia, riequilibra la pelle. Qui ci sta. Bello il pack. Ci sta per finire. Allora, io adesso pulisco la mano per non fare spoiler e poi parliamo un secondo di questo calendario. E rieccoci qui. Allora, senza spoiler, ho pulito tutti gli swatch e ho assolutamente chiuso il calendario, così non vedete niente. Cosa dire? Ed è a chi è venuto qui adesso, ma anche a chi mi ha seguito da prima. Mi è piaciuto, sì, assolutamente piaciuto. Trovo che il prezzo sia adeguato perché su alcuni marchi il valore è davvero molto alto, cosa che ho apprezzato guardando l'apparecchiata che ho qui davanti. I marchi non si ripetono mai e non si ripete mai neanche il tipo di prodotto. Quindi, se è una cosa, non è un'altra. Bella questa varietà. Formato è abbastanza valido a mio avviso. Buona, sono molte travel size, ma travel size, non i sample. Travel size, alcune anche full size, quindi ci piace. Quelle che non apprezzo sono davvero poche. Proprio le conto neanche sono meno di 5. Quindi ci piace, proprio i formati che proprio dico non capisco il formato. Ci sono delle caselle che davvero mi hanno stupito, ma positivamente. Qui ci sono, vedete, delle caselle con una texture diversa, questa è lucida. Queste tre mi hanno stupito piacevolmente, devo dire. Trovo che sia un buon compromesso come calendario, tanta skincare, un po' di hair care, make up poco e quel poco che c'è sto guardando, ma è comunque adatto a tutti. Quindi un calendario che a mio avviso è super, 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 super. E credo che mi piace ed ve lo posso un pochino spoilerare. Questo l'ho comprato io perché volevo testare questa cosa ed è comunque Look Fantastic mi ha chiesto una collaborazione. E credo che in questo caso, dato che sono rimasta così contenta del calendario, potrei anche accettare. Perché no? Perché no? Direi che c'è davvero una buona varietà. Anche gli extra, super, super, super consigliati. E poi a 25 caselle. Niente, ora tocca a voi. A proposito, qui sotto nell'info box, oltre ai link soliti, vi lascio anche un link che è sempre attivo e attivo anche da un po' di tempo. Sul vostro primo ordine c'è uno sconto su Look Fantastic, quindi perché non approfittarne? Link qui sotto. E niente, fatemi sapere se vi è piaciuto, quanti minuti. Mamma mia, Look Fantastic solo per te. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se vi interessa, se lo avete acquistato, se lo acquisterete, se non vi piace. Fatemi sapere tutto e io vi do appuntamento al prossimo apertura del canale dell'Avvento, che per me è ora, il tempo di pulire qui, per voi sarà, penso, tra una settimana. Al prossimo video. Ciao, Ciao! ehi, sono qui. Ciao,
Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!